A Roma sulla pista ciclabile nei pressi di Tor di Valle, ridotto in fin di vita e ora in coma all'ospedale. Un testimone avrebbe visto fuggire due giovani. Il servizio di Anna Testa. Questo dice anche un paio d'anni fa, che dice addirittura l'hanno spogliato e gli hanno levato tutto. No, questa è una lista, diciamo, in massima è tranquilla, però è da essere vigili perché ci stanno i zingari, c'è poco da fare. È ancora in gravi condizioni il ciclista aggredito e malmenato ieri sera sulla pista ciclabile che costeggia via Ostiense all'altezza di Tor di Valle. L'uomo, trovato riverso sull'asfalto col cranio fracassato, è stato immediatamente soccorso da un automobilista e trasportato all'ospedale San Camillo a bordo di un elicottero. Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata aggredita da due persone che lo hanno picchiato con un bastone divelto dalla palizzata che delimita la pista. Un'ipotesi suffragata dal fatto che l'uomo era privo di portafogli e documenti. Inoltre, pare ci sia anche un testimone oculare. La pista sulla quale è avvenuta l'aggressione è lunga circa 20 km e collega via Marconi a Sette Camini. Il fenomeno, secondo gli inquirenti, è in aumento. Spesso questi percorsi sono isolati e privi di controllo e non è difficile organizzare agguati a scopo di rapina.